1986, l'anno in cui il nostro mondo si è trasformato in cenere. La fiamma atomica, scatenata dai leader dell'Est e dell'Ovest, come un genio dalla sua bottiglia, ha circondato il globo in pochi minuti e lo ha divorato fino all'osso. Senza risparmiare né gli innocenti né i colpevoli, senza nominare nessun vincitore della sanguinosa guerra, la fiamma atomica ha distrutto ogni cosa sul suo cammino, comprese le cause del conflitto che ha riportato i sopravvissuti dell'umanità ai secoli bui, di nuovo in uno stato primordiale senza governo, senza tecnologia, senza cultura e senza morale. 2005. Sono passati 19 anni dal giorno della grande purificazione. Entrambi gli imperi, un tempo gloriosi, e i loro lealisti, ora giacciono in rovina. Tuttavia, in mezzo a queste rovine, nuove civiltà cominciano ad emergere sotto il sole implacabile. Dal vecchio mondo in rovina, abbandonato e radioattivo, emergono nuovi stati surrogati, coraggiosi e selvaggi, che si uniscono in una lotta senza fine per il diritto di esistere su un pianeta mutilato e trasformato dalle fiamme dell'Apocalisse. Ciao amici e amiche, cominciamo questo nuovo gioco strafighissimo! Allora, punti esperienza 0500, livello 1, saluto 31, schivata 12, medico della morfina, ingegnere per hobby, cannibale, sex appeal, ghiottone, bambino prodigio. No. Sì. No, mi piaceva il primo. C'è un botto, eh? Ce n'è tanti. Forte. Dai, mi piace questo. Allora, forza, ne abbiamo di più da a 6, resistenza anche, attenzione, personalità, fortuna, arti marziali, ah ok, armi da mischia, abbiamo un po' di più, pistole, va bene, fucile, oratoria, sopravvivenza. Ok, furtività, scassino, passate, come artigiano. Ok, e sopra invece io darei un forza e resistenza. Ok, dai, allora, creiamo. Viaggiatore, militare, eroe, viaggiatore. C'era triangolo, non X. Bella sta automobile anni 50. Ho fatto una strana missione. Quindi giganti verso il cielo rispetto alla luna, mentre ombre con muti danzavano immagini di un'antica foresta. All'improvviso cade l'oscurità. Le immagini vengono ripristate da un vuoto nero che inizia a circondarsi, gonfia sempre di più vicino al fumo impertinente, si strofina contro il corpo gatto nel calmarsi all'inizio. Allora, un grosso grumo di saliva e ti gratti intorno, non vedi nulla, nemmeno la tempesta di ieri è riuscita a svegliarti. Bene bene, riposa più che puoi prima della missione, questa è la mia idea. Ma tu chi sei? Qual era la missione?
sarà presto un altro briefing iniziale. Forza soldato, muoviti. Ok. Non mi ricordo. Stai prendendo in giro. Questo è il piano terra di Atom HQ. Fammi indovinare. Dopo chiederai che anno e tipo di guerra abbiamo combattuto 20 anni fa. Sicuro che devono aver perso qualcosa per aiutarmi a dormire di sera, compagno sciocco. È il 2005, non spaventarmi così. Minchia. Agente Wolf della brigata Mangiamiele. I nostri leader hanno fatto il verso di te fino alla tua partenza. E adesso è tutto bene. Ok. Sì. È un biscotto. Ah, ok, così. Hai preso il biscotto, tasto inventario, usa, ok, sbrigati, non sta una gente segata al collo peloso, sei uno tipo strano, l'abitudine ogni volta che vado un tetto rifugio e cerco sempre di caricarmi dentro, è un piacere, è una specie di test. Questo che cos'è? Un bicchiere, questo che cos'è? Apri il tuo inventario, seleziona un oggetto, slot attivo. Ok. Ok. Slot attivo. Ok. Fai un respiro sull'aria, nel campo di addestramento, regna l'odore di olio per motori sudore di soldati. Massimo proprio. Sono sincero con te, Oleg. Le lande non sono uno scherzo, devi essere preparato. Sei pronto a fare alcuni esercizi di allenamento? Allora, le statistiche premi triangolo. Ok. Questo che cos'è? La polvere della sparo ci sta. Nelle lande, il biondo di spazzatura, non c'è vergogna a scavare una spazzatura, ricorda solo di non conservare i tuoi effetti personali. No. Chiodi ci sta. Adesso dove dobbiamo andare? Ah, poligono di tiro, ok. Ok, prendi l'arma. Ah, aspetta, dovevo cambiare il pugno da... Ah, va messa nello slot.
Allora, se io punto la pistola... Si può cambiare la visuale un po' come si vuole. Ok. Più in alto. Ok. L1. Triangolo X. Ah no, triangolo X. Ok, un slot. Ok, allora quindi L1, triangolo. Allora, questo lo mettiamo a posto, vabbè, tanto. Io voglio l'esperienza. Eh sì. Ok, l'ultimo. Le bombe, le granate. Ah, un bel mattone. La granatina. Vabbè, devo andare più vicino. C'è un pippone. Perfetto. Ok, andiamo a allenarci. Per imparare noi come tieni premuto X su un membro.
Non penso sia andata bene. Andiamo a allenarci. Dai, allora. Porca. Allora, spariamo o no? Ciao, pistola. Porca miseria, ancora mi ha ammazzato. Vabbè, diciamo che non è andata bene. Andiamo. Penso che dopo sarà ancora peggio. Il bello che dove andiamo? Beh, andiamo a aprire la parte di qua. Qua dove siamo usciti. Questo è il magazzino di pulizia. Prima rimangono molte cose, ho capito. Ah. Come RPG. Apri l'inventario per passare l'artigiano. Allora, vediamo un attimo. Bottiglia, un cappello. Un mattone. Questo ci sta. No, in realtà mi pesano troppo. Quindi, qui cos'è? No, qui non c'è nulla. Scotch ci sta. Una lente. Grande tipo. Chiuso. Quello della sparo ci sta. Apri. Quello della sparo ci sta. Questo. Ah! C'è una combinazione in giro. Sarà una roba fighissima, eh? Io non vedo numeri. Raga. Munizioni. Sì, ma poi alla fine tutte queste munizioni cosa me ne faccio? Chi lo sa il codice?
cercando di vedere se c'è qualcosa in giro. Non credo che è così semplice. Magari si scopre dopo. Vabbè. Chi è sto qua? Guarda che cretino, dorme sul lavoro. Sarebbe. Cosa sarebbe se non mi cantasse una base? Donazione, diamo una lezione a questo dormiglione. Rubagli la pistola. Vedi quell'uomo in mezzo a te, frenetica nelle tasche del suo camice, il borrattore bianco, lui è un uomo che conosco fin dall'infanzia. Dove ho messo i miei occhiali? Perché ho alcune domande per te. Ok, vedo che qualcuno ha imparato troppo bene la lezione. Piacere, il mio nome, pensieri atomo. Non parlare di qualche cosa strumento, sì. Colleghi, ma per favore. Mantieni le domande fino a quando non incontrerai qualcuno che è veramente strano. Impara nuovi trucchi. Quello che hai già imparato è quello che dovrai affrontare dopo il briefing. Ok. Il dottor ti ha dato un medico che ha chiesto di fasciare la ferita. Dov'è il medikit? Ti ho visto aiutarlo, che ha detto, proprio davanti a me, dopo tutto questo è una stanza, grazie per il rapporto, non so se non possa essere utilizzato dopo questa carta, ok. Ok. Grazie, doctor. E adesso dove andiamo? Dove andiamo, amore mio? Secondo te dove andiamo adesso? Che qui abbiamo già visto. Il magazzino siamo entrati. Oh, questo camion non c'era. O c'era? Sì che c'era. Allora, i giochi sono molto belli questi qua, però non spiegano dove bisogna andare. E... Ah, è zombie? Sì, è post apocalittico. Allora. Il bello è che allora, qua sul carro non si può andare. Questo cos'è? Quel che se lo sta non ringrazia, bene, oh, grazie, qualcuno ha dimenticato la sua carne in scatola. Oh, buona. Ok. Carne in scatola, ok. Cucina. Ok, abbiamo mangiato, sì. Prendo il bunker. Allora, questo è l'ingresso del bagno, l'addestramento. Oh, eccolo qua. Cos'è che c'era in fondo? Prega di non far rumore. Ma... Non so. Ok.
sarebbe troppo lontano. Torno. Parola, e ora? Perché due volte lui? Sempre un punto azione e lui ce n'ha due, eh? Vabbè, dai, non si vincerà mai. Vabbè, ci sta. Atom, un ramo dell'esercito sovietico, creato molto prima della guerra, causata dai conquistatori imperialisti. La nostra missione non si limita a raccogliere la tecnologia prebellica e a ravvivare la nostra madre patria sovietica. Ci sforziamo anche di raggiungere per tutti la qualità della vita prima della guerra. Per realizzare questi obiettivi, spesso inviamo spedizioni di ricerca nelle lande desolate. Non molto tempo fa, una di queste spedizioni, guidata dal generale Morozov, ha perso ogni contatto con la base. Le nostre risorse umane sono limitate, pertanto la procedura standard è quella di inviare solo pochi agenti per indagare su questo problema. Tu sei uno dei prescelti per questa missione. Le truppe del generale Morozov avevano un'importante missione: localizzare, controllare e studiare un bunker segreto. Il bunker 317. Secondo i nostri dati, si trova vicino al villaggio di Otradnoye. Per completare con successo la tua missione, ti consigliamo di contattare il nostro agente nella città di Krasnoznamoye, nome in codice Fidel. Nasconde la sua identità fingendosi un barista alla periferia della città. Quindi, oltre ad un aiuto fisico, può essere una fonte di informazioni. Dalla busta prenderai la password necessaria per contattare il nostro agente. Distruggila dopo averla letta. E rammenta, la tua missione è di raccogliere informazioni sulla scomparsa di Morozov e delle sue truppe. Niente azioni eroiche, le distese sono un luogo pericoloso. Buona fortuna, cadetto, per la Atom. Per la Atom. Lupozzi. Eh sì, Atom Agents. Eh sì, e poi... Sicuro. Cos'è? Vedi? Oi, Dios! Un uomo sulla trentina, in mezzo all'uomo, regalo intorno a fuoco, vestito con un uniforme a cacchi e muscita. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Spero di non disturbarti, compagno. L'uomo si ferma davanti come scaldarsi, sfoggiando una formidabile sette di tirapugni. Sembra un turista, una bella tenda, dei bei vestiti puliti, senza buchi e toppe, tante altre cose interessanti. Deve essere difficile trasportare un carico di roba in giro. Sai, io e i miei amici potremmo aiutarti, non gratuitamente, per un prezzo molto ragionevole. Che ne dici? Hai scelto la vittima sbagliata. Sono uno stato d'esatto, insomma. Prima a legnate non è che ero tutto sto buccio di culo, eh. Sono d'accordo con te, premuroso, ma tutto quello che ho è il minimo indispensabile, so, per cerca di essere intelligente, lascia stare. Calma, amico. Forse brancoli nel buio. Non sono il tipo che va a essere fermato da alcune nocche di ottone. Continua a rubarmi, gruppo di malviventi. Vai due. Non è colpa mia, come si chiamava, metafora. La condivisione dei tuoi... A che... Ora che ti sdrai un po'. Orco puzzola! Ah, eccala. Morto. Sono già morto, cazzo. Un minuto che sono uscito e dovrei... Ma non potevi sbagliare. Boh. Cos'è che mi hanno lasciato? Anche il fuoco è importante. Cazzo. Anche... Tutto. Un cucchiaio, vabbè,
un mattone, ci sta. Allora, vediamo un attimo, amici, cosa... Ah, non è che c'è tanto da andare in giro, eh? È qui. È qui, è qui, è qui. Ok, allora pian pianino diventerà un grandissimo alla fine del gioco. Attendere, prego. Atom RPG. Ok. Di fronte c'è un uomo di 30 robusto, vestito in vecchia giacca militare. Ciao anche te. Sono solo di passaggio, ho appena sentito parlare del tuo villaggio, ho deciso di passare. Mi stai dicendo che il nostro villaggio è famoso, buono sentirsi, come posso aiutarti? Farti qualche domanda. Ultimamente ho visto una truppa militare attraversare il tuo villaggio, spero che tu l'abbia chiesto. Non molto tempo fa, l'intera squadra, non so dirti certezza fossero militari, e tipo molto seri. Belle armi, comprato un po' d'acqua, sono andati avanti, ho ricevuto molto parlare di loro, un po' simpatico, più giovane, sembrano abbastanza normali. Piccola colonna, dopo aver guardato ancora la mappa, cosa si dice? Grazie. Posso farti un'altra domanda? Sei lavoro disponibile da queste parti? Certo, c'è sempre lavoro da fare, per prima cosa il nostro tecnico è scomparso da qualche parte, il suo cognome è Steblev. Sappiamo che è un alcolizzato. Prende delle belle sbronze, ma lui scomparire così a lungo. L'ultima volta che l'ho visto era piuttosto ubriaco, quindi diventare un milionario molto presto. Ehi, però, scomparso. Forse c'è qualcosa di chiaro in tutta questa situazione. Ok. Ok. Lavora come barista. Di fronte c'è un cerchio indossa la giacca vecchia ma ben tenuta, sembra sulla sessantina. Baffi simili a un pennello. Di cosa posso farti qualche domanda? Sono molto occupato. E che cazzo? Intanto ti frego la roba nel frigo. Ti va bene? Non ti frego l'acqua. No! Non voglio rubare. Davanti tra un uomo grassoccio. Oh, un cliente è venuto alla taverna. In questo momento, un po' di tempo, da una bella armatura, è entrato in un villaggio. Persone con le pistole, problemi da queste parti. Ero scettico, proprio come i veri uomini dell'esercito. Desideri parlare con mia sorella, io sono solo un tipo semplice, posso venderti birra o posso venderti alcolici. Sai che fare volentieri, bisogna di qualcosa fatto in casa, una lampadina avvitata e una sedia riparata per esempio. Chiamami, ma salva le cose più serie per le occhi di caro. Ok, e sono piuttosto sensibile in questo momento, che appena... Vabbè. Grazie per io, fammi dare un'occhiata almeno. Ok.
Ok, ciao. E lei forse? Ciao, mi manda tuo fratello, ha detto che hai una bevanda che vuole farmi provare. Credo che dovrebbe avere qualcosa del genere. È una nuova ricetta, non proprio nuova a dire il vero. Hai la mia attenzione. Tira un angolo freddo, poco illuminato da te. Da dietro al balcone caccia una bottiglia di argilla etichettata XXX. Bevi. Ti fa vedere la bottiglia della ragazza, ma se secondo dovresti ancora riprendi la bottiglia e ne bevi un altro sorso. Non è male. Se la testa non lo di strano, giusto? Parte del corpo come la norma, ma è strano, un tratto è come se i tuoi arti galleggiassero, la bolla asciutta, bagni, quindi la bagni con un altro sorso di miscuglio, senti la voce della ragazza proveniente da un strano luogo, non farlo, ma lo hai già fatto. Apparecchi grazie generale Moco. La tua mente si spegne, non sai quante ore, finalmente ti riprendi, ma che? È vivo, è vivo! Come ti senti? Bene a dire il vero. Vedi? Per fortuna hai un'ottima costituzione, mi spiace perché la tua bevanda è troppo forte, che sciocca sono stata. Ho quasi ucciso un uomo. Siamo presi cura di te mentre tu riposavi. Non capisco che sia potuto risultare così potente. Ho usato la mia ricetta del nonno, come trascritto dalla nonna. Ad ogni modo dobbiamo parlare. Devo accertarmi che non ci siano danni cerebrali. Saprei da dove iniziare, ma forse posso mettere una buona parola con un compagno, Clemens. Ok. Forse parlare di funghi, questione cooperativa. Fallimento. Allora. Posso farti delle domande? Come va la vita qui? Non ci lamentiamo, questo villaggio ne ha passate tante, potrebbe anche un villaggio, abbiamo più alcuna forza di volontà, ma sono sicura che la gente del paese abbia ancora molto da dare. Va bene, andiamo perché non è che ci frega molto. Vecchio fischiettando. Ciao figliolo, cos'è questo posto? Non proprio, è un locale tutto per tutto. Ti hanno mandato qui per aiutarmi? Mi vergogno a chiedere, ma questa piccola vecchia mucchia di maischi sul retro di casa mia, coglierai da solo il maisch? Ma non è troppo vecchio, la schiena mi sta uccidendo. Quale raccolto potrei raccogliere? Conciato così? Lo farò. Lo faccio io, mio amico. Intanto gli ho fregato la palla. Ah, sì, la vecchia di prima. Ho raccolto il tuo mais. Hai aiutato davvero un vecchio. Grande. Sono stato felice. Ero un cacciatore. Ho detto che l'ho comprato. Aspetta qui. Non ne ho bisogno, solo per spaventare i corvi. Ma potresti trovarlo utile. Grazie. Oh, dai, un vecchio fucilozzo. Un vecchio fucilozzo. Ci sta. Ma questa è dappertutto.
Un uomo sulla cinquantina, ciao compagno, certamente che va col motore. Il motore non funziona, è così, il meccanico è sparito da qualche parte, probabilmente a sbronzarsi. Con calma, non ho ancora riparato nulla, ma darò uno sguardo. Ok, qualcosa col motore. Oh. Posso fare una domanda? Certo, come va la vita? Beh, almeno ci credo, suo marito per esempio dicono che è un modo di vivere, vabbè. Hai ragione, posso chiederti un'altra cosa? Sembra che c'è un uomo nel villaggio, a volte una mucca partorisce, a volte si batte l'acqua e smette di funzionare. Abbiamo anche un commerciante che è venuto a vivere qui da poco, proprio nella città di Karlovsky. Recentemente è scomparso. Cattivo milionario, un mistero. Proprio così scendo con il risolvere. Vabbè, ciccia, ciao. Non è che c'ho tempo da perdere e star qui con te. Questo dovrei andare a lavorare. Una gallina che fa cocodè. Allora, se vi piacciono gli RPG, raga, è fico, eh? Ecco, queste cose del pezzettino poi deve caricare, sono un po' a rottura su sti giochi. Infatti ce ne sono molti altri che mentre vai avanti. È fatto così, un po' dall'altro e poi schiacci X entra. Entra dove? Che ci fa questa spirale? Questa non era la strada, il villaggio di prima. Non è un altro. Ma no, lì ho preso il coso del vecchio. Ma entra dove? Ma corri? Allora qui, entra al villaggio, porca loca. Allora, qui è in grande. Prova a fuggire. Sì, fuggiamo. Ah, è così, poi fa tutti i pezzettini e poi... Dai, triangolo. Cazzarola. Allora, non ho punti azione, raga. Mi sa che mi ammazza un topo.
Credo di sì. C'è un po' troppi topi. Ok. Dai, allora, stavolta. Ma porca loca! Ma perché mi fa così? Triangolo. Ma porca schifo. Ma che cacchio fai? Ma è dietro di te! Non riesco proprio a capire. Ah, perché c'avevo questo qui. Dai! Ha dato solo un pugno! Adesso l'ape mi punge. C'ho due api che mi pungono. Un topazzo che arriva. Cioè il topo ha 4. Siamo seri? Cioè questo mammagna, oh! Vai. Ma un coso. Io posso tirare una volta sola. Ai. Doppio anche. Dai. È difficile, eh? Questi mi ammazzano, ragazzi. Questi... Scappiamo. Cosa devo fare? Ma questi arrivano. Anche loro arrivano. Sto cercando di scappare, raga. Perché secondo me si muore qua. Allora, nessuno mi colpisce perché per scappare lontano poi nessuno ha punti di... Tanta. Tanta. Speriamo che mi faccia entrare dentro. Che mi faccia scappare. Allora là faceva tutto, qui non riesce neanche a sbloccare un cassone. Vabbè. Cos'è? Carne in scatola, sì. Vabbè, due. Non credo che ci sia molto altro. Purtroppo.
Proprio non ce la facciamo, eh? Vabbè. Adesso c'è ancora i cazzoni là. Ah, che bello. Dove vado? Scusa, ah, di là. Aia. Aia. La parte di gioco a turno non è niente male. Devo capire un po' di più come si fa. Cosa ho schiacciato? Ah, forse. Allora. Ah. Che gare, va. Ho fatto un mix di erbe, potrei essere avvelenata. Vabbè. Beh, raga, questo è un gioco molto lento, eh. Ok, dai, allora, visto che siamo arrivati verso i 50 minuti, io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla seconda parte di Atom RPG, ragazzi. È salvato automaticamente, grande gioco. Comunque salviamo anche nello slot vuoto. Questo sembra proprio un gioco PC, eh? Questo è proprio un gioco PC portato, quindi col porting a PlayStation. Questo si vede che è un gioco PC. Va bene, ragazzi, mi raccomando di seguire il mio canale, di vedere il prossimo video su Atom RPG. E mi raccomando di iscrivervi, commentate e mi piace al video e a tutti gli altri video che faccio, che sono tantissimi, di qualsiasi genere di gioco, Day One Edition e tante altre cose. Mi raccomando di iscrivervi anche al mio canale Twitch, che lascio in descrizione, e anche Linktree, cliccate tranquillamente che vi apro la pagina con tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Ciao ragazzi, alla prossima, metici!